Allora, Chelsea mi ha chiesto di fare un disegno la mia vita, in particolare uno sulle avventure del ballo dell'anno scorso, perché anche lei in qualche modo è stata coinvolta e io ho risposto, oh, perché no? Quindi l'argomento del vlog di oggi è la terza volta è quella buona. Guardate. Avevamo deciso di andare al ballo della scuola in gruppo. Sapete, niente stress. Voglio dire, i balli possono diventare molto stressanti. Quindi Nikki, Teresa, René, Daisy e io. Volevamo comprare l'abito online e non riuscivo a decidere quale stile preferissi. Sapete, dipende da come ci si sente, espressione, non perfezione. Pensavo, un abito corto? Uno lungo, uno vaporoso, uno elegante. Ma ho finito per scegliere questo adorabile abito midi. Tutto bianco, con delle margherite stampate. Era fantastico. La sera prima del ballo stavo provando diversi stili di acconciatura. Su, giù, di lato, ricci, lisci, così. Quando Chelsea mi ha chiesto di disegnarle un unicorno che voleva mettere in un libro che sta scrivendo. E poi la penna si è rotta. Non so come è uscito l'inchiostro e mi ha macchiato il davanti del vestito. Un sacco di lacrime mie e di Chelsea. Lei era così triste, ma non era stata colpa sua. La mamma mi ha salvata. Lo sai che latte può togliere le macchie d'inchiostro? Già! Mi ha fatto vedere come trattare la parte macchiata e abbiamo risolto. Fiu! Ok, allora il giorno dopo, naturalmente, i miei genitori volevano un po' di foto mie e delle mie amiche prima del ballo. Così siamo uscite e ci siamo messe intorno alla piscina a posare per le foto. E Chelsea e Skipper volevano assolutamente apparire in tutte. Finché Skipper non è inciampata ed è caduta in piscina, ma prima si è aggrappata a me per non cadere. Proprio così. Sono caduta anch'io. Vestito macchiato, acconciatura e trucco rovinati. Così sono 2 su 3. La terza sarà quella buona. Non stava andando molto bene, vero? Il ballo di fine anno stava diventando un disastro. Prima l'inchiostro, poi la piscina. Sembrava quasi un segno, forse non ci sarei dovuta andare. Ma tutti dicevano no, devi andarci. E mi hanno fatta salire a cambiarmi. Ho lasciato i capelli stile onde sulla spiaggia e ho indossato dei jeans e una t-shirt. Meglio per ballare, esprimeva il mio umore. E non era una qualunque, era la mia t-shirt arcobaleno lucente. L'unica a maniche corte, voglio dire, era il ballo di fine anno. A quel punto Chelsea è arrivata di corsa piangendo perché Bliss era bloccata su un albero. Vi ho raccontato dell'albero in giardino? Kenna abitava vicino a noi e quando eravamo piccoli passavamo lì fuori tutto il tempo a parlare della vita. Comunque, Blissa era bloccata su quel grande albero, così io mi sono arrampicata per aiutarla, visto che avevo i jeans. E quando mi sono ritrovata lì sopra, Ken è saltato fuori da dietro al tronco, indossando uno splendido smoking e con un mazzo di fiori in mano. E io... Cosa? Che ci fai tu qui? Dov'è Blissa? Mi sono guardata intorno e Chelsea era sparita. Era stata lei! Sapete cos'è un promposal? È un modo stravagante e fuori dal comune di invitare qualcuno al ballo di fine anno, come affittare un aereo e scrivere un invito enorme in cielo per poi postarlo su tutti quanti i social. Mette un po' di ansia. Credo che Ken avesse intenzione di invitarmi al ballo fin dall'inizio, ma non riusciva a immaginare come avrei reagito ed era molto intimidito. Così lui, Nikki, Teresa, Daisy, René e la mia famiglia si sono messi d'accordo per farmi quella sorpresa. Ed eccomi qui, in jeans, con i capelli bagnati, appollaiata su un albero. Ed ero felice. Gli ho detto di non sentirsi mai intimidito nei miei confronti, era tutto perfetto. Proprio quella buona, vero? Ken ha superato se stesso. Ha noleggiato una splendida auto decapottabile che sembrava una di quelle Hot Wheels che aveva mio padre quando era bambino. Ci siamo ammucchiati tutti dentro, io, Ken e le nostre amiche. Io sono rimasta in jeans, Ken ha detto che stavo benissimo e siamo partiti. È stata sicuramente una delle migliori serate della mia vita. Oh, adoro i miei amici. Ed eccoci qui, disegno la mia vita, edizione del ballo, la terza è quella buona. Spero che passiate tutti una bella giornata. Se vi è piaciuto questo vlog, iscrivetevi al mio canale. Bye!